Eccoci al terzo tutorial di questa serie dedicata a Django, il framework Python appunto per sviluppare applicativi web. Nel primo tutorial abbiamo visto come inizializzare un progetto in Django, nel secondo come connetterlo a un database MySQL. In questo terzo tutorial andremo a creare la prima app e poi andremo a creare il models, appunto, quindi diciamo il backend e la creazione del database relativa al nostro progetto, e mentre su come operare sulle view e sul template, eccetera, lo vedremo nel prossimo tutorial. In questo tutorial quindi ci concentriamo su creare l'app e l'app all'interno del progetto e il models, appunto, che è la parte appunto che permette di dialogare col database. Come prima cosa, appunto, attiviamo il nostro ambiente virtuale. Quindi source env activate, poi entriamo nel nostro progetto Django. Ok, qua ce l'abbiamo. Ora andiamo a creare appunto la nostra app, che non è nient'altro che, diciamo, allora prima abbiamo creato il project, ora andiamo a creare invece l'app, che non è nient'altro che non è nient'altro che appunto una componente all'interno del progetto. Facciamo un esempio: se sviluppate un e-commerce potete creare un'app prodotti, un'app carrello, un'app ordini, eccetera eccetera, all'interno appunto del progetto. Noi vogliamo andare a sviluppare, diciamo, un semplice blog, quindi come vedete lanciamo il comando Python manage, abbiamo questa serie di comandi, andremo ad operare su questo startup, quindi Python manage.py startup. Nome dell'applicativo che lo vogliamo creare, dell'app che vogliamo creare, nel mio caso la chiamerò blog invio. Ora se facciamo ls, come vedete abbiamo una nuova cartella chiamata blog. Se andiamo a vederla qua, appunto la troviamo qui, e all'interno di questa cartella abbiamo questi file, la view che la vedremo nel prossimo tutorial, ma che è praticamente, per chi usa Laravel o Rails eccetera, possiamo paragonarla al controller. Abbiamo appunto il models, che è quello che vedremo dopo, ora, ovvero appunto l'interfaccia che ci permette di dialogare col database, e abbiamo admin, che invece ci permette di visualizzare il nostro models all'interno del backend pre-costituito di Django. Prima di Per operare sul nostro models dobbiamo andare qui nel nostro progetto, quindi in demo, nel file settings, e qua dove abbiamo installed apps andiamo a inserire la nostra app, quindi apici, la nostra app si chiama blog e la inseriamo qui. Una volta fatto, possiamo appunto andare qui nel nostro blog e nel nostro models. Una volta qui nel nostro models andiamo a creare una classe, che possiamo chiamarla come vogliamo. Nel mio caso la chiamo post, tra virgolette richiamiamo models.model con la M maiuscola, due punti. E qua andiamo ora a definire i campi di cui necessitiamo. Direi che il primo campo che ci serve per il nostro post è titolo uguale, e poi vogliamo che sia appunto un model su un char field, qua possiamo, se volete, potete appunto rinominare il campo dal punto di vista visivo. Quindi questo potremmo chiamarlo title, ma nel nostro backend ci apparirà titolo. Questo quindi è solo, diciamo, una label utile nel caso vogliate implementare o descrivere meglio il campo dal punto di vista visivo. Come abbiamo detto, max length è la lunghezza di caratteri che può contenere, null, ovvero può essere vuoto, può essere appunto nullo, o è vuoto, quindi null uguale false, blank uguale true.
Ah, qua metto false, perché voglio che sia obbligatorio. Poi ci serve, che cosa ci serve? Ci serve una descrizione uguale models.e nel nostro caso allora ci serve un text field, perché ovviamente non vogliamo i limiti di caratteri, ma vogliamo un campo completo, descrizione, quindi non abbiamo il max length, però vogliamo che possa essere nulla, quindi possiamo mettere un null true e un blank, anche qui uguale true. Poi magari ci servono dei tag, ovvero delle parole chiave, quindi tag uguale, qua possiamo copiare questo. Ecco, ad esempio qua se volete possiamo mettere appunto parole chiave, anche se nel database il nostro campo si chiamerà tag. Max length 250, ok, null mettiamo true, possiamo fare che non sia obbligatorio, e anche blank true. Poi ci serve una data di pubblicazione, quindi possiamo usare appunto pubdate uguale models date time field, e se volete possiamo chiamarla date published o come volete, e direi che qui ci siamo. No, perché volendo possiamo importare, possiamo volere un campo immagine, quindi se volete sotto la descrizione possiamo creare un campo image uguale. Ora non ricordo la dicitura corretta, quindi andiamo qui nella documentazione di Django. Allora, qui abbiamo il file field, che ovviamente ci permette di importare anche PDF, eccetera, ma noi ora vogliamo solo un campo immagine. Quindi andiamo un attimo a vedere. File field, using file field or image field. Quindi noi andiamo qui. Image field, okay. Come vedete qua ci dà le varie opzioni, però direi di stare sul semplice, quindi copiamo un attimo tutto. Scusate un attimo. Image field, torniamo qui, torniamo al nostro codice, quindi models.image field, adesso vogliamo chiamarlo immagine, possiamo mettere anche qui che non vogliamo che sia null, che sia null true, ovvero che non sia obbligatoria, e anche che appunto possa essere vuota, quindi blank uguale true. E poi qui invece andiamo a mettere upload to uguale, e gli diamo il nome della cartella in cui vogliamo che l'immagine venga caricata, quindi possiamo chiamarla post image. Andiamo un attimo a vedere la documentazione se è corretto. Upload to, ok, aspettate un attimo, file field, okay, image field, upload to. Dopo andremo forse a dichiarare il percorso per la cartella media dove devono essere uploadati i file nella nostra configurazione settings, ma per ora possiamo, così dovrebbe andare. Quindi abbiamo titolo, descrizione, immagine, tag. Ah, ok, se volete possiamo aggiungere un altro campo che magari è il campo active, quindi che sarà un campo booleano in cui appunto diciamo che se il nostro
il nostro punto articolo deve essere visibile o meno in front end, quindi boolean field, possiamo chiamarlo anche pubblicato, null, possiamo fare false. E poi possiamo mettere un valore di default uguale false, in modo che se ci dimentichiamo di compilarlo, in automatico diventa false. Ok, quindi così dovremmo avere tutto. Un'ultima cosa che possiamo fare è andare a dargli un campo in cui appunto rendiamo visibile interattivo il titolo, in modo che poi nel backend quando clicchiamo possiamo avere il titolo come riferimento. Per farlo dobbiamo utilizzare questo comando def underscore underscore str str underscore underscore self, ritorna self titolo. Poi possiamo aggiungere una classe meta che ci permette appunto di ordinare per titolo il nostro i nostri post, ma o meglio in pubdate, se volete possiamo far sì che nel backend come primo post ci esca l'ultimo caricato. Farlo appunto creiamo class meta due punti, qua appunto lo chiamiamo post, possiamo dargli un non plural, se potete chiamarlo come volete, verbose name plural, non è obbligatorio questo, io lo uso per comodità. E poi appunto questo, il comando ordering, e gli diciamo che vogliamo che sia pubdate o meno, gli mettiamo il meno in modo che gli dica che deve essere discendente, ovvero dal più vecchio, no, dal più giovane al più vecchio l'ordine. Se invece togliamo il meno sarà dal più vecchio al più giovane, invece così è dal più giovane al più vecchio, appunto. Quindi fatto questo, possiamo andare a provare a lanciare la migrazione per vedere che sia tutto corretto. Quindi Python manage, o meglio nel mio caso sì, Python manage make migrations, e ci dà un errore, ci dice che abbiamo bisogno della libreria pillow. Per farlo, appunto dobbiamo lanciare appunto il comando pip install pillow, ma siccome come abbiamo visto nel tutorial precedente noi abbiamo il campo requirements, possiamo andarlo a mettere qui e lanciare il requirements, in modo che un domani se spostiamo la nostra app possiamo comunque recuperare tutte le nostre i nostri packages da questo file. Quindi pip3 install requirements, ok, perché deve essere pip install -r requirements. Ok, Django e MySQL client sono già installati, Pillow non lo era, è stato installato. Proviamo a rilanciare la migrazione. Ok, come vedete ha creato il model post. Se infatti andiamo qui, abbiamo una cartella chiamata migration all'interno della cartella post blog, e come vedete abbiamo 001 initial che ci dice appunto la struttura del database che sta andando a creare. Però se andiamo nel nostro database non la vediamo ne ancora, perché come abbiamo visto nel blog, nel tutorial precedente, dobbiamo andare a migrarlo. Come vedete qua non c'è traccia della nostra tabella post, quindi ora facciamo migrate. Quindi ora se andiamo qui e l'aggiorniamo, appunto abbiamo il nostro blog post con appunto i campi che abbiamo creato qui nel nostro models. Se invece però andiamo nel backend, andiamo a vedere se lo vediamo, ma non dovremmo vederlo, e poi vi spiego il perché. Oh, scusate, è 8000 slash admin. Ok, giustamente prima dobbiamo lanciare il nostro run server.
vedete, run server. Scusate, 127.0.0.1. Ok, 8000. Che non mi ricordo più che utente avevo usato quando avevo creato il tutorial. Forse admin user. Ok, sì, admin user. Login. E come vedete, qua non ci appare nessun riferimento post. Questo perché dobbiamo andare qui in admin, fare un import punto che dobbiamo importare il models, quindi per farlo dobbiamo fare from punto models, questo perché il punto, perché siamo all'interno della stessa cartella, quindi punto models from punto models import post, quindi diciamo di importarci dal models appunto la classe post. Ok, torniamo sull'admin. Fatto questo, appunto dobbiamo andare a registrare il nostro modello qui, quindi per farlo ci sono due o tre modi. Prima vediamo un modo di default e poi un modo, diciamo, per renderlo un po' più comodo dal punto di vista visivo. Il primo modo è creare una classe, possiamo chiamarla admin default. Poi all'interno mettiamo appunto admin.model, admin, due punti, e qua gli mettiamo il pass. Dopo facciamo site register, qua gli mettiamo il post e qua il nome della classe del modello che abbiamo creato, quindi admin default. Salviamo, o meglio, scusate, qua dobbiamo fare admin punto site punto register post admin default. Ok, quindi torniamo nel nostro backend, facciamo invio e come vedete ora abbiamo la sezione blog che è apparsa. Se entriamo ovviamente non vediamo niente, facciamo aggiungi post, test hello world, aspettiamo a importare l'immagine, anche le parole chiave, per quella è una cosa che vogliamo vedere dopo. Facciamo pubblicato, salva. Come vedete ora abbiamo il nostro file test, nel nostro indice andiamo a creare subito un altro, lo chiamiamo test 2. Ok, anche questo l'immagine la vediamo dopo. Facciamo pubblicato, salva, e ora ne abbiamo, come vedete, due. Ma mettiamo che vogliamo qua vedere più dati, ad esempio vogliamo vedere se è pubblicato o non pubblicato, ma vogliamo vedere anche se abbiamo la data in cui è stato pubblicato, eccetera. Per farlo non dobbiamo fare nient'altro che implementare appunto la nostra classe admin default. Quindi per farlo facciamo così. Mai, anzi, innanzitutto questa mai possiamo lasciarla, possiamo crearne una nuova per comodità. Che mai la possiamo chiamare, visto che la facciamo specificamente per post, possiamo chiamarla post admin. Quindi qui andiamo a mettere admin.modelAdmin, due punti. Poi possiamo fare, diamo un comando chiamato list display uguale, e all'interno delle graffe gli passiamo i campi che vogliamo vedere nella nostra tabella. Quindi possiamo passargli il campo titolo, virgola, il campo pub date per vedere quando è stata pubblicata, e il campo active. Salviamo, andiamo qui, togliamo admin default, mettiamo post admin, salviamo,
torniamo qui nel nostro backend, facciamo invio e come vedete la nostra tabella ora è un po' più completa. Abbiamo test 3, che non so perché, visto che doveva essere test 2, salva. Ok, ora abbiamo test 2 e quindi come vedete abbiamo implementato il nostro backend in questo modo. Come abbiamo visto, abbiamo la nostra tabella implementata, ora non ci resta che vedere come importare le immagini. Per farlo dobbiamo come prima cosa andare nel file settings e aggiungere queste due righe qua, media root uguale, e diamo il percorso ad una cartella all'interno della root del nostro progetto, che si chiama media, appunto la troviamo qui. Aspettate che la cancello in modo che poi teoricamente dovrebbe essere creata in automatico al primo upload dell'immagine, ora vediamo, e poi creiamo un'altra variabile, quindi media root, e diamo il percorso alla root del nostro progetto dove lui in automatico dovrebbe creare una cartella media. Nel caso non lo faccia, la creeremo noi manualmente. E mentre sotto aggiungiamo una variabile chiamata media url e diciamo slash media slash, che appunto sarà appunto il percorso appunto dell'url che dovrà richiamare l'immagine. Fatto questo andiamo in urls e allora aggiungiamo questo. Allora il nostro urls dovrebbe essere così, quindi gli aggiungiamo static settings media url document root settings punto media root, quindi quel pezzo qua alla fine dopo la quadra di chiusura. Inoltre importiamo queste due chiamate qui, quindi from django.conf import settings, quindi diciamo di importare il file settings all'interno del nostro urspy, e appunto da questa libreria Django gli diciamo di importare appunto i file statici. Fatto questo possiamo far partire il nostro server. Andiamo qui, importiamo un'immagine, facciamo salva, l'immagine è stata importata. Infatti se io vado qui sul, o meglio, scusate, copio il percorso, copia indirizzo link, lo incolliamo e come vedete vediamo l'immagine che abbiamo importato. Un'ultima cosa, mettiamo che vogliamo mostrare l'immagine anche qui nella nostra tabella per avere un riferimento visivo, possiamo fare in questo modo. Andiamo, torniamo nel nostro models, quindi in blog models, e qua sotto dopo pop update aggiungiamo queste righe, ovvero gli diciamo se il campo image, o meglio, creiamo praticamente una variabile virtuale chiamata image underscore img, ma potete chiamarla come volete. All'interno di questa variabile virtuale gli diciamo se il campo immagine è pieno, quindi appunto abbiamo uploadato un'immagine, ritornaci questo tag html, come vedete larghezza 100 pixel, qua potete fare come volete, con all'interno appunto una variabile appunto di Django che è appunto self image, qui appunto url, quindi l'indirizzo dell'immagine, altrimenti ritornaci la scritta nessuna immagine. Qui abbiamo appunto questi due tag, thumb e tags, ok? Fatto questo, torniamo nel nostro admin e magari qui dopo active chiamiamo appunto la nostra variabile virtuale che abbiamo chiamato image underscore img, e se tutto va bene, se non abbiamo fatto pasticci, se torniamo qui nel nostro backend. Se torniamo qui nel nostro backend non ci esce quello che ci dovrebbe uscire, perché qua in realtà dovrebbe uscirci
l'immagine, andiamo un attimo a vedere perché. Ok, scoperto l'arcano. Per risolvere il problema dobbiamo importare questa libreria chiamata MarkSafe, quindi Django util save string import MarkSafe, e appunto qui mettiamo questo codice qua, quindi se l'immagine c'è ritorna MarkSafe aperta quadra, mettiamo il nostro codice HTML con appunto il posizionatore della variabile Django. Quindi poi appunto mettiamo percentuale, richiamiamo appunto il nostro campo immagine con appunto la sua URL. Se invece il campo immagine è vuoto, ci ritorna nessuna immagine. Qua appunto diciamo il nome che vogliamo che appaia nel backend, quindi thumb, e appunto permettiamo appunto i tag HTML true. Fatto questo, quindi torniamo qua e come vedete appunto adesso l'immagine ci appare. Proviamo a caricare un'immagine anche per test 2. Vediamo di trovare un'altra immagine qua. Django framework. Ok, ma proviamo a caricare questa. Salva immagine. Pam, torniamo qui. Test 2. Poi porta, questa è quella che abbiamo caricato prima, questa è la seconda, salviamo, ok, quindi, come vedete appunto anche qui abbiamo la nostra immagine. Se andiamo qui nel nostro backend, nella cartella media, dovremmo avere una cartella media qua da qualche parte, quindi blog, demo, ok, eccola qua. E come vedete qua dentro abbiamo le due immagini che abbiamo uploadato, e quindi per questo tutorial è tutto. Insomma, abbiamo visto come creare un models, poi tramite appunto make migration e migrate andiamo proprio a creare il database, dove lui in automatico appunto crea la tabella, e abbiamo appunto settato l'upload delle immagini, e abbiamo anche visto un attimo il file URLs, anche se di sfuggita, poi lo vedremo meglio nei prossimi tutorial, appunto per dare le direttive all'URL. E quindi direi che per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.